Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna. E indosso questa maglietta che amo molto, ma forse non vi ho mai fatto vedere che carine che sono le maniche. Ha questo motivo a bottoncini. Preso l'OVS e pagata 2 lire, però mi andava troppo stretta. Adesso che ho fatto la dieta, che ormai ho finito da tempo, mi va. Bene, oggi siamo qui riuniti per provare assieme i 3 nuovi pennelli di Clio Makeup. Ne avrete già visti 2000 di questi video, comunque vedete che sono confezionati, hanno un packaging esterno di cartone, soft touch, che però io ho già messo via, che butterò, e poi hanno questa comodissima retina per cui quando li lavate li potete tenere in perfetta forma. Belli sono belli, c'è scritto Made in Italy Clio Makeup Brush. Questo qui c'è scritto CB03 Flat Foundation Brush Face. Questi qui li ho da fondotinta. Poi c'è quello CB02 Medium Shading Brush Face, una specie di tuttofare. E quello che all'inizio non si trovava per un problema tecnico, ma dopo l'hanno mandato e per quando mi hanno mandato questi due, come a tutti, al posto di questo hanno dato un paciocchi come diciamo consolazione. Per ogni brush acquistato è stato dato in omaggio un ombretto. Anche quando questo non c'era, ne davano lo stesso tre di ombretti, mi sembra. Tre dei loro più famosi, mi sembra il Superstar, che è molto bello, è una specie di bronzo super glitter, direi proprio foiled, e non mi ricordo se Buttercup e Drama, non so, comunque sono morbidissimi, made in Italy, le spiegazioni sono state già date anche da Clio, quindi non c'è bisogno. Intanto già mi piace il fatto che hanno la punta, che vuol dire che stanno comodamente nei bicchierini portapennelli e occupando poco spazio. Ecco, cercherò di fare un trucco quasi completamente con prodotti di Clio perché, vabbè, dico quasi perché, per esempio, Cipria non è ancora fatta, beh, la farà. Tranquilli, skincare già fatta. Ci sono prodotti di skincare di Clio, fondamentalmente c'è la spugnetta, pochi pochi, e ormai si è asciugata. E ci sono i paciocchi, appunto. Adesso sta per uscire, credo, un gloss alla ciliegia, perché ormai gli spoiler sono andati un po' per l'aere, fatti proprio dall'azienda. Ok, quindi partiamo subito. Prima di tutto con il fondotinta Oh My Love. Io uso il 375 che è un po' scuretto, però ce lo facciamo piacere, ce lo facciamo andare bene. E dunque, praticamente per fondotinta sarebbe questo qua, giusto? Giusto, alto specchio. Specchietting. E vediamo di. Mi spiace sporcarli, ma per usarli. Poi correrò a lavarli perché mi conosco. Quindi cominciamo col mettere il fondotinta, prima nella parte centrale del viso, poi sulle guance. Io ne metto sempre poco e secondo me è sempre un buon approccio. Per pelle agie perché evitate gli inspessimenti. Ecco qua. E lavoro un po', lo lavoro un po'. L'ho preparato. Boh, trovo più. Ah, deve essere qua. Trovato, trovato. Ok. Allora, questo l'abbiamo messo, però con la spugnetta che ho appena citato, eccola qua, mochi pochi, che avevo inumidito, ma mi sa che questo caldo ormai si è asciugata,
Questa è un'operazione che ormai cerco di non saltare più. Sì, è vero, non faccio il sopracciglio sinistro, avete ragione, ve ne siete accorti. Dicevo, no? Questo passaggio della spugnetta ormai per me è indispensabile perché mi toglie tutto l'eccesso. Dura di più, non va nelle pieghe, ma me ne accorgo perché quando faccio skincare alla sera vedo che c'è meno fondotinta. Prima ce n'era tantissimo come si dice, nel dischetto. Comunque anche quando uso la detergenza me ne accorgo che ce n'è molto di più. Bene, poi passiamo al correttore. Io sto usando lo 07 in questo periodo, perché mi illudo di aver preso un po' di colore, ma colore, no, calore tanto. Ho preso un po' di colore, ma è una pia illusione. Comunque mettiamo qui e con naturalmente il mitico pennello da correttore. Ovvio. Morbidissimo, forma ergonomica, che ovviamente facilita di molto la stesura e la rende veloce, omogenea, ma che bellino. No, beh, ma si capiva subito che sono pennelli di buona qualità. Il prezzo certo non possono stare come quelli di Essence. Io ce li ho quelli di Essence, però questi mi sembrano come livello di qualità, a livello di Real Technique, robe del genere, non so se concordate. Naturalmente poi la durata nel tempo, quello bisognerà vedere. Comunque correrò poi subito a lavarli, così nell'info box vi posso fare anche l'update, come dicono quelli bravi, e dirvi com'è andato il lavaggio. Abbiamo messo quindi il nostro correttore, tutto Clio Makeup, e non c'è la cipria 70, per cui mi arrangerò con Suico. E userò, vado in territorio neutrale, non uso un brand italiano e uso le l'Over Powder di Go Wish, che è di Huda Beauty, no? È proprio fatto così, adesso perché ieri l'ho usato, ci ho messo un po' di cipria, comunque è un po' giallina di suo la testa qui del pennello, la chioma del pennello. È un po' giallina di suo, è un ottimo, splendido, direi, uno splendido pennello. Si può fare anche, io lo setto sempre, ma potrebbe non servire, gusto vostro. Quindi questa l'abbiamo messa. Un altro prodotto che non c'è di Clio è la terra, ma noi faremo in fretta, nel senso che non la useremo. E ciaone. Voglio metterne ancora un po' perché era piacevole questa sensazione un po' umidina. Bando alle ciance, ciance, ciance alle bande. Metto per scatenarmi un po' uno, perché dunque mi sembra che ho scelto tutti ombretti opachi, mi pare, fammi controllare, sì. Quindi essendo tutti opachi posso mettere per meglio fissare un Sweet Love liquido opaco, se no avrei usato uno, ce la possiamo fare, uno Sweet Love cremoso, che questi sono tutti metallizzati o foiled, come volete, e sopra ci sta poi quello metallizzato, se hai capito il discorso. Vabbè, comunque vi dico, questo qui è appunto lo Sweet Love Cherry Choc, che è il mio preferito, è quello più scuro, trovo che sia un colore fotonico. Ne metto un po' così. Beh, ovviamente non ho altri pennelli occhi, e allora sfumerò i contorni
col poppastrello. E per forza. Ecco. Facendo un po' attenzione può venire anche col poppastrello un lavoro dignitoso. E questo è un altro prodottino. Poi andiamo invece proprio con gli ombretti. Io ho delle diverse My First Love, sono le palette personalizzate per ombretti, e ho preso questi colorini qui, cioè l'ho composta così, poi un uguale l'ho regalata anche alla figlia. E questo è Buttercup, Drama, Gotham e Tuxedo. Non devo guardare in alto perché non voglio stampare. Però di solito si asciuga subito, infatti mi sembra già asciutto, devo dire. Decisamente già asciutto, però qui un pennello lo devo usare. Non ce n'è di Clio, allora vado in territorio neutro, non uso un brand italiano ed uso EcoTools. Poi magari posso sfumare un po' questo cosino di Lancôme, che non è un granché di quelli che si trovano nell'Etrusse, però è. Quindi andiamo prima di un pochino di Buttercup nell'interno, ma poco, non è che voglio rovinare il capolavoro. Schiariamo un po', illuminiamo un po', poi andiamo con Drama, che è questo meraviglioso violaceo, che come vedete sa il fatto suo. Ho dimenticato una cosa importantissima, la matita occhi, che potremmo usare questa qui, che è Brandy. Un po' che lei sul violaceo, vedete, sono abbastanza consumate. D'altra parte sono quelle che si temperano, e quelle quindi si vede subito che sono molto usate, perché si accorciano. Anche quelle in gel si accorciano, ma lo vedete meno. Che riflessione profonda, eh? Non ci avete mai pensato. Si scherza, ero ironica. Ecco qua. Di là è più scuro. Di là, sì, più scuro di là. Ok. Poi metterei con questo qui, Tuchelin di Gotham. È un grigio asfalto ispirato alle strade di New York, aveva spiegato Clio, marciapiedi di New York, mitici marciapiedi. E poi con Tuxedo, che invece è un nero carbone, facciamo la codina. Porca. Sì, direi che siamo un po' sullo scuretto, ma che ci importa? Ecco, per chi mi aveva chiesto un trucco per chi porta gli occhiali, e le voilà, anche questo lo trovo piuttosto adatto, perché questo si vede anche se avete gli occhiali da sole. Signor, sfumiamo un po' il colore scuro. Così spero di toglierne anche un po', perché forse ho leggermente sentito cadere qualcosa. Ok, qui c'è un po' di necessità di sfumare la transizione, che se no era troppo netto. Si potrebbe fare aggiungendo un colore un po' shimmer. No, se non si può fare così col dito, visto che siamo andati di opaco, non volevo aggiungere altre cose.
Riprendiamo il pennello. Tinto, forse è meglio, dovevo prendere quello del correttore, sì. Che furbona! Quello del correttore che le chi? Sei qui. Ecco fatto. Dopodiché abbiamo detto che apro fresco fresco un Baby Dark Love, questo lo davano in omaggio con un ordine che ho fatto a suo tempo, e comunque è il loro mascara, sinora l'unico che hanno prodotto, e questo è nel formato travel. Dire che quel siero ciglia che sto usando, che avevo preso su Lookfantastic e di cui vi lascio il link qui sotto, sta funzionando. Ne avevo provati altri, che forse può darsi che avevano dato un primo step. Questo funziona. Risultati, diciamo, non al momento fotonici, sono 2 mesi mi sembra che lo uso, però direi buoni, molto buoni. Benissimo, adesso con l'altro pennello, questo qui è un po' multifunzione, giusto? Medium Shading Brush Face, metto il blush, che nello specifico ho scelto Sand Rose, guardate che bello, come neutro, che meraviglia. Come al solito, non facciamo col solito metodo fondotinta, e con questo che è sporco ancora di Sand Rose, che comunque è un colore stupendo, spero sia visibile. Qui io lo vedo, e come? Spero che si veda anche lì. E poi con l'altro verso metto l'illuminante di Clio, che è il Cosmic Love, il 02 Aurora, quello che ha una leggerissima nota rosata, ma proprio minima, adattissimi anche questi a pelle agée, assolutamente, e come vedete danno luce senza essere eccessivi. Dopo di cui si sta fermo, dopodiché prendiamo, ok, diamo una spazzolata alle sopracciglia. Questo è di Elf, ma che carino che è, che ha anche la spatolina, se volete mescolare una pomade, e dall'altra parte c'è il solito scovolino. Matita di Clio per le sopracciglia, All Day Love Brow Pencil, questo è lo 05 Ebony, non vi spaventate, lo dico sempre che uno dice Ebony, mamma mia, fare sopracciglia nero ebano. No, è semplicemente, sì, certo, se calcate sì, ma io faccio con un tocco di farfalla ed è semplicemente su di me un nero freddo, che poi è il mio colore. Non c'è marrone nelle mie sopracciglia. Ecco, come vedete, niente di clamoroso e vi dura tutto il giorno. Mina finissima.
cosa manca adesso? Il rossetto, il balsamo. Io userò il Coco Love Ultra Balm e Passion, questo qua, questo con la testina lilla, perché ho le labbra abbastanza secche. Vedete, ha questo bellissimo colore. Forse il dito. Oh signor! Vado di mignolo. Ne mettiamo pochissimo. Colora. E idrata. Ma secondo me, scusate, devo fare un'operazione. Sotto c'era ancora. C'era troppo fondotinta. Andiamo di nuovo, sempre Cicilì. Adesso sì. Infatti adesso colora. Adesso ci siamo. Quindi questa è la facciozza fatta tutta. Richiuditi, richiudete sempre i prodotti cremosi. Sentite i consigli di nonna Paola. Questi sono i tre pennellozzi che adesso corro a lavare. Posso dirvi che all'utilizzo sono morbidissimi, non pungono, ma insomma ci crediamo, no? Ci hanno lavorato su parecchio perché non dovrebbero essere di buona qualità. E non so se sono ancora scontati, io li ho comprati scontati, poi appunto come sapete questo è arrivato successivamente senza pagamento di spese di spedizione e con l'omaggio di un ombretto che era omaggiato, ce n'erano tre, uno per pennello e poi con l'omaggio di un paciocco, cioè di quei dei loro, scusate, controllavo. Dei loro patch occhi. Certo, avrei potuto cominciare il video con un'applicazione di patch occhi, sarebbe stato un tripudio. Comunque, detto questo, amiche e amici, un bacione dalla vostra Gattaluna. Spero di aver passato questo tempo, che non vedo, questo tempo, questi 20 minuti insieme. Oggi per me è domenica, non per voi non lo so. Non mi piace però una cosa, ve lo devo dire, non mi piace come ho messo il blush, ve ne sarete accorti perché ve l'ho subito detto che non mi piaceva, perché di qui poi alla fine ne ho messo troppo poco. Vabbè, stare attenti a non fare Heidi, ma neanche un pallore pazzesco. Ecco qua. Le voilà! Un bacione e alla prossima!